Assessore Fava, occasioni come queste di oggi, inaugurazione di Italy, sono occasioni per ribadire l'importanza del marchio italiano o lombardo, però ci si scontra sempre poi con la difficoltà ancora di ottenere una etichettatura precisa e ben definita a livello europeo. Sono iniziative molto suggestive che aiutano sicuramente il livello del dibattito e della discussione, contribuiscono in modo decisivo ad andare spediti verso una linea che individui con fermezza, con serietà, con rigidità i confini in ambito del quale si muove l'agroalimentare italiano o l'agroalimentare lombardo. Quindi io trovo che questa sia un'iniziativa assolutamente positiva, dà spazio al gusto, dà spazio alla capacità del nostro sistema di produrre cose buone e soprattutto le mette in mostra nei confronti del resto del mondo. È chiaro che non basta, serve una politica seria di etichettatura, di tracciabilità, serve quello che fino ad oggi sostanzialmente è mancato, ma che via via, anche grazie a queste iniziative, potrebbe portarci ad avere dei risultati in tempi rapidi. Come vi muoverete in Europa per ottenere maggiore garanzia? Continueremo con questo dibattito che si è instaurato da un anno a questa parte, da qua alla fine della legislatura, con l'idea precisa che è quella di arrivare a ridosso dell'Expo ad ottenere quei risultati ai quali andiamo con una certa bramosia in questa fase e che sostanzialmente si riscontrano in quello che è il nostro documento sulla lotta alla contraffazione alimentare. Quindi noi abbiamo già dato una tabella di marcia molto seria, rigida, nell'ambito della quale abbiamo incontrato anche una certa attenzione da parte dell'Unione Europea, che è una novità assoluta. Nel frattempo si arricchisce anche la lista dei prodotti DOP. Ma io credo che le liste dei prodotti da sole non servano, non siano sufficienti. Il nostro è un paese che oltretutto si caratterizza per una forte vocazione in termini di trasformazione, anche spesso non solo di prodotti italiani. Quindi noi, al di là del fatto che i prodotti siano più o meno DOP, abbiamo bisogno che questi prodotti abbiano una riconoscibilità da parte dei consumatori. E per fare questo serve etichettatura, tracciabilità, servono le cose che noi chiediamo sempre. Di rinnovare la richiesta di un tavolo sulla zootecnia, cos'è che chiede al neo ministro Martino? Beh, intanto sarebbe sufficiente cominciare per un tavolo sulla zootecnia, che in questo momento soffre molto. I nostri prodotti hanno raggiunto buone valorizzazioni dal punto di vista della vendita del prodotto finito, ma la marginalità in questo momento resta nella grande distribuzione principalmente, quindi noi abbiamo bisogno di riequilibrare la filiera riportando valore al primario. Per farlo servono interventi specifici, quindi sul versante della zootecnia in particolare, ma sull'agricoltura nel suo complesso servono misure straordinarie e serve capire una volta per tutte se questo governo c'è, se esiste, se è utile o se è ancora utile avere un ministero che, insomma, ci ha dato fino a qua più grattacapi che non benefici.